Carluccio Sartori, un 54enne della provincia di Rovigo, rivela di essere sopravvissuto a una valanga per quasi 23 ore in Val Badia, Trentino Alto Adige, nel gennaio dell'anno scorso, focalizzandosi esclusivamente sulla sopravvivenza. Intervistato dal Corriere della Sera, si mostra sorpreso dalla grande attenzione mediatica suscitata dall'evento. Tornato nella sua Villanova Marchesana, continua la sua vita con la moglie e i figli, lavorando come commerciante di legnami, e ha ripreso le attività in montagna, sottolineando di essere ancora in cura dai medici. Nonostante alcune conseguenze alla mano destra e al piede destro, Sartori si considera fortunato e grato di essere sopravvissuto. La domanda su come abbia resistito sotto la valanga per così tanto tempo rimane senza risposta, ponendosi come un enigma da risolvere, nonostante gli esami medici approfonditi a cui è stato sottoposto all'ospedale di Bolzano. La vicenda di Sartori si trasforma così in un caso scientifico intrigante, alimentando la curiosità e la meraviglia di molti.